this. Is this humanity? Did you resist this? Is this humanity? Amici della box, buongiorno, siamo al quarto raduno delle glorie del pugilato. Ci troviamo a Desenzano sul Garda. Comunque io sono contento di aver portato questo qua, a questa roba a Brescia, e sono contento per vedere tutta questa gente degli anni, degli avversari che ho incontrato, anche come Scarpati, che erano 42 anni. Che, ecco. Bravo, bravo. Ma ci si trova, è una bella cosa, se non ci si trova quando siamo vivi, quando siamo morti. Scusate. Perché Porto Regalati? Come ho detto l'anno scorso che c'era Assisi. Perché? Perché la maggior parte di voi, non di noi, della vostra generazione, non perché sono più giovane di voi altri, è Porto Regalati. La nostra generazione e Fiuggi, e sarei in difficoltà tra Fiuggi o Porto Regalati. Però Porto Regalati, siccome c'è il mare, ci divertiremo al Porto Regalati. Insieme all'assessore, siamo con l'assessore Fulvio Vivenzi, e ha presenziato così questo quarto raduno dei pugili, queste glorie che hanno dato lustro alla bandiera, facendola salire sull'Alto Pennone per glorificare così l'Italia. Assessore, per lei questa grande organizzazione e poi diciamo così la vostra ospitalità, come vede questo gruppo, queste glorie, e come conoscete la box e se la intraprendete a livello di sport locale? Beh, sicuramente è stata un'emozione rivedere questo gruppo di amici, diciamo così, ritrovarsi dopo tanti anni, e sapendo che ogni anno si ritrovano con la felicità nel cuore, vedo che è stato veramente emozionante ritrovarli così e sentire i loro racconti e le loro avventure. Qui a Palenghe è stato un piacere per noi ospitarli, anche perché, come diceva appunto lei, hanno dato lustro alla nostra bandiera, hanno portato in alto il nome dell'Italia con sacrificio, perché non dimentichiamolo, il pugilato è uno sport di sacrificio, è uno sport che praticamente mette in condizioni a queste persone anche di fare molte rinunce. Nel nostro paese purtroppo non abbiamo un'attività pugilistica, però abbiamo un settore sportivo che raggruppa, una polisportiva che raggruppa 7 tipi di sport, per cui abbiamo di tutto. E so che nel Bresciano comunque è molto sentito il pugilato e abbiamo grandi campioni, come abbiamo dimostrato anche qui con dei vecchie glorie che più della maggior parte sono veramente bresciane, e questo è molto importante. Grazie. Un'ospitalità molto grande che ha fatto piacere a tutti quanti. Si può godere di questo bellissimo posto, siamo vicini a Desenzano, Patenghe è già un bellissimo posto, ospitati veramente anche in un seno della natura molto rigogliosa. E voi lungo l'estate qualche riunione non capita mai che si possa fare sul lago come attrazione? Beh, il nostro paese è un paese di circa 4.500 abitanti e si trova proprio sulle rive del lago di Garda, come diceva lei, vicino a Desenzano. Abbiamo delle colline all'interno bellissime, un territorio diciamo ancora fortunatamente preservato, verde, in mezzo alla natura. Durante l'estate abbiamo diverse tipologie di turismo, soprattutto con le seconde case,
e attività di questo genere non è detto che non si possa un domani magari poterla organizzare. Quello che a noi mancano purtroppo sono gli impianti per poterlo ricevere, però non si sa mai, mai dire mai è importante. Ma visto e considerato che questa riunione è stata fatta qui da bresciani, perciò sono proprio a stretto giro di gomito, diciamo, si può dire, un'organizzazione sarebbe più che bella, perché la box oggi sta riprendendo veramente fiato e dà delle bellissime dei bellissimi momenti, perché diciamo così, la box non è violenza, è molta intelligenza più che violenza. La Tenghe potrebbe avere veramente delle bellissime dei bellissimi ritorni. Beh, decisamente sì, visto anche poi ultimamente, come sapete, è stato organizzato un campionato europeo proprio a Brescia, quindi è ripresa l'attività pugilistica all'interno del nostro vecchio palazzetto, l'EIB di Brescia, e quindi non è detto che si possa magari un domani riuscire, attraverso questa unione dei comuni che noi già formiamo, attraverso diverse strutture, riuscire magari a organizzare qualche incontro. Sicuramente non saranno incontri a livello diciamo nazionale o fuori ancora di più, però perlomeno per avvicinare la gente a questo sport che secondo me, come veniva definito, è nobile, come la nobile arte. La nobile arte, esatto, e quindi sicuramente chi lo sa, un domani speriamo bene. Grazie del contributo, auguroni e alla prossima volta. Grazie a voi e grazie di essere stati con noi. Mi auguro che appunto un domani questo sport riprenda ad essere lo sport nobile arte come una volta era nel tempo. Grazie. Grazie mille. Grazie. Comunque Luciano Bombè è uno che organizza, voi lo sapete quasi tutti, dico, una specie di raduno Primo Carnera. Non è facile organizzare tutta Italia. Però lui organizza nella sua isola e invita chi vuole lui. Gli sta bene. Però è una cosa comune. Ok, noi non abbiamo sponsor, non abbiamo nessuno. C'è sto piccolo sport nazionale che è un nuovo ente, che sarebbe il Fiamma di una volta, un centro sportivo, mi ha dato questa roba qua, ci dà delle medaglie. Che daremo, io mi vergogno io stesso, non perché le medaglie ci sono, fa sempre piacere, anche se di latta o di tola, fa sempre piacere. Però il problema è che non le abbiamo per tutti, o tutti o nessuno. Io sono di quell'idea. Nessuno va bene. Eh? Nessuno. O nessuno. Gli abbiamo, l'assessore ci ha offerto gentilmente. No, l'importante è incontrarci più tanti. Natale, parla al microfono, sta zitto adesso. L'importante è incontrarci più tanti anni possibili. Intanto siamo in vita. Grazie Natale, sei sempre un amico, anche se fai parte della squadra. Allora, ritornando al discorso del dibattito della mia testa, delle medaglie, io sono un po' in difficoltà, ma io veramente, non perché io, il pugilato l'abbiamo fatto tutti, chi ha fatto le botte sanno come sono, dolci o salate, buone, cattive e o amare, ecco il professor dottor Luciano Bombè, che è arrivato. Prego Luciano, fin davanti. Beh, amici, è veramente un'emozione essere qua con voi, rivedere tante facce, tanti amici, e soprattutto essere a coscienza di una cosa, che ci sono stati i campioni, quelli che sono stati meno campioni, i discreti pugili, i bravi pugili. Però alla fine di una carriera, alla fine della nostra avventura, un pugile sono tutti pugili. Come tutti gli incontri di box, sono tutti gli incontri di box. Siamo tutti campioni, hai ragione. Allora abbiamo anche la consapevolezza di essere i migliori, perché? Perché noi, a differenza degli altri sport, non abbiamo mai giocato. Si dice il gioco del calcio, il gioco della pallacanestro. La nostra è stata veramente vita sofferta, la sofferenza. Ci hanno insegnato, e questo è bello, ad umiliare il dolore. Per noi il dolore non era niente, è stato l'insegnamento di palestra, che quando uno entra per la prima volta in palestra, entra in punta di piedi. Il sacco, le corde,
il ring, sembra cose fatte per i super uomini. Noi pian piano abbiamo cominciato la nostra avventura pugilistica. E non si dica che un ragazzo entra in palestra per fare i soldi. Dopo, se hanno la fortuna, le borse arrivano tutto quanto, ma la nostra è stata solo e solamente passione. Se ci troviamo qua oggi è veramente per la sola passione. E possiamo anche dire un'altra cosa, amici, che il pugilato non assomiglia a nessuna altra disciplina sportiva, perché la box è uguale solo alla box. Scusate, c'è l'assessore che vuol dire due paroline ancora. Beh, dopo queste parole mi viene proprio spontanea la cosa di dire, mi sono sinceramente emozionato nel sentire anche il signore là che dice che lei è bresciano, quindi come me. Il ragionamento che ha fatto è bello ritrovarsi qua, ritrovarsi dopo tanti anni di sacrificio. Dicevamo adesso la box è cambiata, è completamente cambiata, giustamente come dice il signore, adesso si gioca perché si gioca per i soldi. Invece una volta si giocava perché c'era la passione. La vera passione ti porta avanti. Il fatto che voi vi ritroviate qua a me dà un'emozione grande, perché il ragionamento che ha fatto e dice siamo qui, non ci interessa chi è stato campione, chi non è stato campione, ci interessa che abbiamo condiviso gli stessi sacrifici e abbiamo fatto la stessa strada. Chi è arrivato più avanti, come dicevo giustamente prima, chi è arrivato magari un po' più indietro, però tutti abbiamo sudato, tutti abbiamo dato una parte della nostra vita per la passione che abbiamo fatto, che abbiamo dato, e questo è bellissimo. Quindi veramente con nodo alla gola, perché veramente mi avete emozionato. Allora, io ho fatto delle pergamene per l'assessore Fulvio Vivenzi, glielo do veramente con onore. Prego. Grazie. Grazie al sindaco, che purtroppo il sindaco non è potuto intervenire, ma io lo avevo. Ok? Vi porto i suoi saluti, l'ho visto proprio stamattina, Patrizia Manzini, la nostra sindachessa, che... Io la paragono a lei quasi a un pugile, sapete, perché è una donna che ha il pugno forte, sì, veramente, no? Mi spiace che non sia qua, ma... È grinta, via, determinazione. Sì, sì, è molto grinta, esatto. E io vengo dallo sport, io sono un ex cestista, ex allenatore, quindi ho avuto a che fare anche con i giovani e ho fatto sport, ho praticato sport per una vita. Adesso mi dedico a quello poco spazio che mi rimane, è un po' la bicicletta, la mountain bike. Sport comunque sempre di sacrificio, e il sacrificio paga sempre, quello sì. Però gli anziani non ce l'hai come ce l'abbiamo noi. Gli anziani no. Però i nostri sono degli amici che ci troviamo ogni tanto a fare la partitella e quando manca il fiato ci sente, insomma. Però è bello ritrovarsi sempre, okay. Quello sì. Grazie. Allora, quasi l'ultima parola, poi chiacchieriamo per i cavoli nostri. Volevo chiedere, le premiazioni nostre... o il ricordino, lo facciamo stasera prima o durante il pasto, durante la cena, no? Adesso, siccome l'ho sotto mano, volevo fare un piccolo regalino al nostro amico dottor Enrico Maria Salerno, Dorico. La dai tu? Ok. Allora, per la cronaca, Enrico Dorico, praticamente il sindaco di Sequasa, dove da 28 anni avviene quel piccolo miracolo su quel piccolo paesetto, il Trofeo Carnera, quella manifestazione, tanti di voi ci sono stati, il Trofeo Carnera, quindi lo avremo questa sera con noi. Grazie. Con le nostre canzoni, le nostre, che siamo piccoli, lo facciamo stasera, ok? Perché oggi abbiamo avuto sto chiacchiere perché l'assessore purtroppo è impegnatissimo, se no sarà qualcuno con noi stasera e faremo tutto. Ok? Ti ho offerto delle belle medaglie. Allora, ci conosciamo quasi tutti, no? Perché di fatto ho visto tante facce amiche, tanti campioni, tante. Però io vorrei fare una cosa, no? Se ognuno di noi magari
nome e cognome, parlo proprio degli ex pugili, così ci alziamo anche in piedi mentre diciamo nome e cognome, così ci conosciamo un po' tutti, no? E qua vedo Fossati, no? Alzati Giuseppe, Giuseppe Fossati che è stato campione d'Europa. Vailati, Vailati, un grande pugile professionista, prego. Angelo Carlucci, insegnante della box Torino. Costantino Nicola della box Chivasso. Agostino Grassato, alzati, di Motta di Livenza. Gianni Scarpati La Spezia. Gianni Scarpati di La Spezia. Franco. Franco Maestrello di Pordenone. Renzo Brisardi, manager. Renzo manager di Brisardi. Dimmi. Pinto Cosimo. Cosimo Pinto, medaglia d'oro all'Olimpiadi di Tokyo, Tokyo, Tokyo con Ferdinando Azzori. Esatto. Rino Colauzzo di San Donato di Piave. Piero del Mondo, Bernardo Nori. Due volte campione del mondo. Poi Enzino Petruglia, l'ottavo re di Roma. L'ottavo re di Roma. Olimpionico di Città del Messico, ex campione d'Italia professionisti. Esplante europeo. Maestro Bartolomeo Bordini. È una storia, uno dei più grandi maestri d'Italia di tutti i tempi. Meo Bordini, campione d'Italia, una leggenda della boxe bresciana. È il Bartello di Malerbio. Eccolo qua. Piero Tomasoni, poi da presso, Angelo Zanetti, altro ex pugile professionista, sempre di Brescia della Colonia Mariani, poi Elio Niero, eccolo qua, ex campione d'Italia della Colonia Padova, Mario Baretti, l'ex campione d'Europa, della dei dilettanti della Colonia Fernet Branca, Rocco Agostino, Aldo Dentini, olimpionico di Città del Messico, campione d'Italia professionisti. Ed è per l'ordine di Francesco Tomasoni. Eccolo qua, Zanotti della boxe Feio Brescia. Poi Borghetti. Gottardo Borghetti, super leggero che incontrò tante volte anche Silvini. Natale Dezzori, il sette volte campione d'Europa. Poi 9 volte campione d'Europa. 9 volte, 9 volte. Il Rocco Bresciano. Poi ci abbiamo dietro. Oh, Franco Musso. Franco Musso, dopo la gola in Roma. E lui ha detto in fuori di Brescia, uno dei più intensi di bresciani di tutti i tempi. Il suo ex avversario. Manca Borraccio. Udella. Gianni Capretti, storia della nazionale italiana e campione d'Italia. L'arbitro Piero Magnetti Piemonte. Piero Magnetti, l'arbitro piemontese. Franco Udella. Franco Udella, tamburino sardo. Franco Udella, campione d'Europa del mondo. Franco Udella, campione d'Europa del mondo. Che piacere, che piacere. Poi in fondo bravo, potevano prendere i bambini veramente, non lui. Giorgio, per cortesia. No, la storia è così fatta, è tutta è storia troppo passata per ricordare, non la ricordo neanche più. Un po' così cazzotti, un po' sono tanti anni, come per ricordare. Però, siete in salita purtroppo, perché bisogna fare cazzotti. Però una cosa devo dire e constatare che è bellissima, che sia di marzo che di aprile che di agosto che di luglio, una volta l'anno ci troviamo, è sempre un numero altissimo. Questo è, non siamo alpini, noi siamo di più. Noi siamo di più. Perché ci troviamo sempre, anche se sono passati gli anni, anche se
vediamo qualche cappello bianco, ci sono diventati i nonni, ci vogliamo, l'abbiamo fatta a Cazzotti, ci vogliamo un bene da morire. Vi saluto tutti e vi ringrazio dell'accoglienza. Ripeto, ce ne tanti, anche due parole, ok? La parola di Franco Denna. Buongiorno a tutti. Si sente che sono sardo. No! È un piacere per me vedere nuovamente tutte queste facce. Con molti di loro mi sento al telefono ogni tanto, vi chiamo e ci salutiamo. Però è un piacere vedere tanta gente. Grazie a tutti voi che siete presenti. Comunque se no non si potrebbe fare, eh? Nando Onori, proviamo un po' a dire due chiacchierate con Onori. Che fa ecco perché abbiamo chiamato la box del cuore. Perché noi parliamo col cuore, con la mente e con la parola. De Coyotes. Prego. Buongiorno a tutti. Io, dopo che hanno parlato questi amici e brave persone, sicuramente c'ho poco da dire. Che devo dire? Che io quando vengo in queste feste e trovo questi ragazzi di ieri, chi con i capelli tinti, chi con i capelli bianchi, chi non c'ha più i capelli, sicuramente il tempo è passato per tutti. Però è un piacere rivederci, abbracciarci e passare questa giornata meravigliosa, sicuramente senza interessi e senza altre cose. Mi dispiace per quelli che non ci sono, sicuramente qualcuno non lo sa, qualcuno ci snobba un pochettino, ma che fate, ma che state a fare a destra e a sinistra. Invece per noi queste giornate così ci lasciano ancora vivere con serenità e con abbracci per tutti. Che devo dire? Basta, perché altrimenti vado oltre. Un abbraccio a tutti e speriamo di rivederci il prossimo anno, non so chi si candiderà per la prossima raduno. Pordenone. Siccome ho detto l'anno scorso che c'era l'Assisi, perché? Perché la maggior parte di voi, non di noi, della vostra generazione, non perché sono più giovane di voi altri, è Porto Regalati. La nostra generazione è Fiuggi. E sarei in difficoltà tra Fiuggi o Porto Regalati. Però Porto Regalati, siccome c'è il mare, ci divertiremo al Porto Regalati. Vi divertirete al Porto Regalati. Perché Musso, lui ci scommette qualcosa che io non mollo. Ma vedrete.